Se dovessimo trovare un titolo per la storia della Triestina in questa 2016, potrebbe essere «E chi l'avrebbe mai detto?». Chi l'avrebbe mai detto che dopo il disastro delle precedenti gestioni la Triestina potesse affermarsi subito come una delle squadre più temibili in questa Serie D? I propositi della gestione milanese Biasin erano noti sin da subito, un po' per non illudere, un po' perché ancora non si conoscevano davvero le potenzialità di questa rosa. E dunque nel primo periodo e dalle prime dichiarazioni si parlava di una Triestina sì nuova e giovane, ma con i piedi ben saldi a terra e con obiettivi modesti. Il target però, ed è innegabile, è diventato un altro. Difficile, se non impossibile, oggi come oggi, dover parlare di obiettivo salvezza, quanto invece auspicabile si possono raggiungere i play-off, se non addirittura il primo posto per una promozione tranquilla. Ma in campo si scende sempre contro un avversario e se in molte occasioni la Triestina ha fatto vedere tutto il suo talento e la capacità di potersela giocare contro ogni avversario, dall'altro è inciampata in alcuni pareggi che l'hanno rallentata a beneficio delle inseguitrici che sono diventate inseguite. In particolare il Mestre, orso duro da battere in questa stagione, che ha già messo alla prova l'Unione impartendo una sconfitta che ha lasciato l'amaro in bocca ai ragazzi di Andreucci. Parliamo però di una squadra seconda in campionato con 37 punti a fine girone d'andata e se consideriamo i precedenti tre campionati, dove l'Unione a fine torneo ha collezionato 42 punti nella stagione 2013-2014, 34 punti nella stagione 2014-2015 e 39 nella stagione 2015-2016, c'è da ammettere che il cammino quest'anno è assolutamente positivo. Poi il vantaggio di avere un Franza in più e un dodicesimo uomo in campo, i tifosi, che non ci stancheremo mai di dirlo, sono la parte più bella, romantica, autentica e motivante del calcio locale. Nessuno in Serie D può giocare in un impianto come il Rocco, nessuno in questa categoria può contare su un bacino di sostenitori come la gloriosa e sempre più amata La Barda, simbolo di Trieste e della Triestina.